Da qualche ora sono iniziati i festeggiamenti, le celebrazioni per questa 398ª edizione della festa di Santa Rosalia, il festino dei palermitani, che riprende dopo 2 anni di pandemia, in un momento in cui la pandemia stessa non è ancora del tutto sconfitta, ma dove la speranza deve prevalere sulla costernazione e sulla disperazione dei momenti difficili vissuti e ormai da considerare alle spalle. La città si anima, prenderà corpo e vita nelle prossime ore fino alla discesa del carro trionfale sul Cassaro nella serata del 14 e poi la processione solenne nella successiva giornata di venerdì 15, ma saranno tante le manifestazioni, a partire dalla messa, in comune, dal pontificale e dalle tantissime iniziative culturali e artistiche che animeranno il centro storico della città in questi giorni e per alcuni giorni. Insomma, una città che vuole ritrovare se stessa, che vuole riprendere a gioire, anche se con la necessaria prudenza, con l'attenzione che il momento impone. Ed è per questo che raccomando a tutti l'uso della mascherina di protezione per ridurre le possibilità del contagio di un Covid che stenta ad essere debellato, ma che per fortuna non determina più quelle condizioni di gravità che ha determinato nel passato. Una particolare raccomandazione va ai soggetti più fragili, a coloro i quali siano portatori di patologie croniche. Per loro, ove non fossero presenti al festino, è stato predisposto anche una diretta TV su TGS e TRM per poter seguire momento per momento le celebrazioni, le cerimonie, le iniziative e la sfilata che culminerà nei giochi di fuoco alla Marina, poco dopo la mezzanotte della notte tra giovedì 14 e venerdì 15. Buon festino a tutti voi!